stop per due. Ok, lui con un filo di gas ha fatto in modo che la macchina potesse salire. Ora, andando avanti, quando mi farò andare avanti la macchina, vedrete che la ruota viene da pochissimo, perché la macchina sentirà che quella ruota non ha bisogno di trazione ed è sprecata su quella ruota. Quindi il sistema lo sente, rallenta materialmente la ruota che gira a vuoto, deriva proprio motrice sulle ruote che sono in trazione e la macchina va sempre avanti. Questo è fondamentale che lo capiate, perché nel momento in cui voi togliete il piede dal gas, la macchina pensa che voi avete superato l'ostacolo. Ok? Quindi qui dare gas in modo costante e continuato è fondamentale. Il vecchio fuoristradista era abituato a do gas, tengo il piede sul freno, accelero, perché cercava di dare trazione in qualche modo. Su questa macchina è l'elettronica che fa tutto. Il che vuol dire che io continuo ad accelerare lentamente, progressivamente, la macchina sente che una ruota sta cominciando a girare a vuoto, la rallenta, sente che anche l'altra sta patinando, la blocca, deriva proprio sul posteriore. Il posteriore fa fatica ad andare avanti, blocca anche il differenziale posteriore da 25% a 25% su ogni ruota. Di base, il differenziale centrale è come se vi dividessi due ponti, 50% sull'anteriore, 50% sul posteriore. Non ce la faccio perché sto ancora slittando, mi blocca anche il posteriore, 25 sul posteriore destro e 25 sul posteriore sinistro, ok? Fabrizio, puoi andare avanti, grazie! Guardate la ruota, gira pochissimo e a scatti, ok? Andiamo in salita e ci fermiamo. Ok, ora farete la stessa identica cosa e vedrete che la macchina lo fa sembrare addirittura banale così.